padre Pino Puglisi continua a seminare bene. Le persone semplici è il tema di questa edizione, un po' come lui, persone semplici ma concrete che hanno fatto tanto bene. Beh, questa città conosce bene la volontà, l'impegno, la perseveranza, talvolta anche lo spirito giustamente e doverosamente critico di padre Garau, al quale dobbiamo prestare tutta l'attenzione che merita, ma soprattutto quella che merita la sua azione a favore di chi ha bisogno, ma soprattutto anche di chi merita, perché le borse di studio che vengono regolarmente conferite ai ragazzi per la continuazione dello studio costituiscono uno strumento straordinario di liberazione, come a me piace dire, perché lo studio, la cultura sono liberazione dell'individuo e quindi merita ogni aiuto. Noi ci stiamo riattivando dopo un lungo periodo di silenzio dell'amministrazione comunale sul tema della ristrutturazione della chiesa della parrocchia di Padre Garau, ci stiamo attivando almeno per poter realizzare il primo stralcio e certamente guardiamo anche con attenzione alle ulteriori collaborazioni che possono insistere sul quartiere dove maggiore è l'incidenza del lavoro e dell'impegno di Padre Garau e del suo gruppo. Questo bene che si vive nel silenzio ma che è di grande efficacia, che ci deve dare anche coraggio, forza, perché tutti allora possiamo diventare propagatori di bene. Penso anche in questo momento così particolare, quando sta diventando razionale la guerra, noi vogliamo invece dire, gridare che è irrazionale la guerra, e lo possiamo dire perché ci sono uomini e donne che ogni giorno questo lo provano, perché se la guerra provoca distruzione, morte, sofferenza, e c'è chi invece con la sua vita solleva, si prende cura, e questo è il messaggio che ci arriva da padre Puglisi. Allora direi che anche una parola di giudizio nei confronti di chi vuole rendere razionale la guerra. È irrazionale, dobbiamo ritornare a parlare, a dire, ad essere operatori di pace, di bene, di giustizia. Questa è la testimonianza di Pino Puglisi e con lui tante persone che ogni giorno operano, forse anche nel silenzio, ma se il male fa rumore, il silenzio però trasforma anche il volto del mondo. Noi quando partiamo ogni anno per creare questo evento partiamo da zero. Lui ci fa trovare le persone giuste, le storie giuste, il messaggio che proprio è quello suo, cioè se ognuno fa qualcosa, qualcosa può cambiare. Noi oggi abbiamo qua dei testimoni della vita, dell'amore, della pace, persone che ogni giorno si impegnano con i fatti, non con le teorie, a cambiare questo mondo, specialmente oggi che viviamo in un momento molto molto difficile. A me tocca ormai da 11 anni a questa parte dirigere la baracca, come si dice dalle nostre parti, e quindi arricchire questa giornata, questa serata molto bella, con persone bellissime che partecipano a questo grande evento, portare un po' di musica, portare un po' di intrattenimento, ma stasera la musica è di un livello stratosferico perché sarà una sorpresa continua con musica gospel, cantanti americani, la grande orchestra giovanile del Brass Group diretta da Domenico Rina, avremo una delle voci più belle italiane ma internazionali che ci faranno godere della loro performance più importante, ma ci sarà anche modo per ricordare Don Pinuzzo nostro che ci sta nel cuore e che per lui stiamo facendo tutto questo. Questa sera la speranza è forte perché i nostri premiati, il messaggio che daranno è proprio di speranza e noi cominciamo a pensare questo premio già da un anno, ma il messaggio proprio forte che questa sera si evidenzierà è proprio la speranza che ce la possiamo fare e che l'amore vince.
queste sono serate che ci ricordano che nemmeno la morte può fermare il cammino di chi ha seminato su un solco lungo. Questa sera accendiamo nuovamente la speranza, il 14° anno, per altri ragazzi, quindi un'iniziativa che continua a costruire futuro dando l'opportunità tramite la cultura e tramite la consapevolezza che si costruisce di come si può essere uomini e donne. Io penso che questa genuinità è ciò che fa la differenza nel nostro mondo, perché la gente comprende quando c'è un dono, un donarsi con disinteresse, e ha una valenza maggiore perché arriva in una maniera più immediata. Diciamo che la storia di Padre Pino la conosciamo tutti, fra l'altro nella mia parrocchia vi sono due cugini di Padre Pino e il nostro parroco lo ha conosciuto molto bene, quindi non lo so, è come dire, un rivivere qualche cosa che comunque conosciamo, questa è una cosa un po' più vicina, diciamo. Ecco. Un grande onore, un gran piacere avere questo premio, diciamo, per lei, che vale per tutti noi. Padre Pino Puglisi è sempre stato un po' il mio guidatore, perché sin da sempre è stato anche il mio, diciamo, era anche il nome della mia classe di catechismo, quindi diciamo che un po' me lo porto, diciamo, sempre nel cuore. È stato un prete favoloso, sempre che era all'appoggio di tutti e che voleva aiutare sempre tutti.